Inizierei. Buonasera a tutti e benvenuti alla Share IT community, al meetup di questa sera. Mi chiamo Ronny Cesana, lavoro per ThoughtWorks. Questo è un meetup dell'organizzazione ThoughtWorks. Vi condivido lo schermo, volevo farvi vedere una faccia umana prima di partire subito con la condivisione dello schermo. Allora, benvenuti, come dicevo, a Share IT Italy. Dunque, presento intanto ThoughtWorks per chi non dovesse conoscere la nostra organizzazione. Siamo un'azienda di consulenza a livello globale. Siamo presenti, come vedete, in diverse countries, in diversi punti del pianeta. Abbiamo molti uffici. Siamo attorno ai 10.000 dipendenti. Potete probabilmente conoscere ThoughtWorks, al di là dell'aspetto di consulenza, se avete lavorato con noi, se siete nostri clienti, per diverse attività di divulgazione che facciamo. È un'azienda, un'organizzazione la nostra che promuove la condivisione della conoscenza, è proprio nel nostro DNA, quindi ci sono più di 100 libri scritti da ThoughtWorkers, dai nostri colleghi. Potete conoscerci anche per il Tech Radar, che è la nostra visione opinionata delle tecnologie e dello stato dell'arte, diciamo, delle tecnologie, quelle più mature, quelle più che consigliamo. Potete conoscere probabilmente anche il blog di molti di noi, primo tra tutti probabilmente Martin Fowler, che conoscerete. Che cos'è invece Share IT all'interno di ThoughtWorks? È una community attorno alla tecnologia in Italia, però non è soltanto sulla tecnologia, lo vedremo tra un secondo. L'idea è che è uno spazio per noi, una vetrina per condividere le nostre esperienze. La nostra missione è quella di abilitare le persone e renderle empowered, come si direbbe in inglese, sia gli individui ma anche le organizzazioni. Quindi l'obiettivo è di contribuire con la nostra esperienza nel mondo della nostra industria. Il come intendiamo farlo è avendo eventi, in questo momento stiamo facendo una volta al mese, vediamo se poi in un'epoca idealmente post-Covid riusciremo a fare qualcosa di diverso, ma in questo momento sono eventi regolari una volta al mese, in cui parliamo di aspetti sia tecnici, quindi architettura, design, tecnologia, modi di lavorare, quindi agile, le pratiche all'interno del team, ma anche altri aspetti che riguardano la nostra vita all'interno della nostra organizzazione, per esempio diversity and inclusion, quindi come noi abbracciamo la diversità e la valorizziamo come valore. Una slide veloce e noiosa, scusate, su una code of conduct, perché per noi è abbastanza importante che questa esperienza sia la migliore per tutti e quindi abbiamo delle regole che ci siamo dati, sintetizzate in questa frase "be excellent to each other", cercate di essere il meglio che potete gli uni per gli altri. Teniamo presente quindi che qualsiasi domanda è una domanda valida, cercate di essere rispettosi ma anche gentili gli uni con gli altri e riconosciamo che siamo qui per imparare, per crescere e confrontarci. Quindi questa è la nostra code of conduct. Aggiungo anche che la sessione viene registrata, sarà poi disponibile sul nostro canale YouTube. Tendenzialmente ci sarà uno spazio per interagire con le domande, per cui se usciranno dei nomi sappiate che la sessione è registrata. Non voglio farvi perdere altro tempo, non voglio farci perdere tempo rispetto al nostro ospite di questa sera, che è Matteo Vaccari. Molti di voi lo conosceranno, alcuni no, ma Matteo avrà modo di presentarsi. Matteo è anche lui un ThoughtWorker, anche lui un developer come me che vi sto parlando. Non faccio perdere altro tempo, cedo la parola a Matteo. Matteo, prego. Cari partecipanti e cari sviluppatori, io credo che tutti noi qua in questo meetup abbiamo lo stesso problema. E questo problema è quello che il software che dobbiamo consegnare
non è quasi mai consegnato nei tempi desiderati. E questo è fonte di notevole costernazione per tutti quanti, comprensibilmente. Questo tweet di un po' di tempo fa riassume alcune cose che non funzionano. Le reazioni normali quando il software non viene consegnato nei tempi desiderati è aggiungere persone, tagliare la qualità e lavorare ore impossibili. E nessuna di queste cose funziona, perché magari possono io posso fare una giornata di lavoro di 18 ore una volta, ma non posso farne due. E quindi la domanda è: cos'è che posso fare che funziona se queste cose non funzionano? Ora, questo metodo, Extreme Programming, che risale a più di 20 anni fa, ha un sacco di risposte a questa domanda. E se posso presentarmi, io sono uno sviluppatore che lavora con ThoughtWorks da 6 anni e mezzo ormai, e da quando ho conosciuto XP sono stato, o Extreme Programming, sono stato, diciamo, fulminato da questa cosa, e ho cercato di approfondirla, di capirla sempre di più da quel momento, che è stato poco meno di 20 anni fa. E quindi fondamentalmente tutte le presentazioni che faccio sono un report di quello che ho capito. E tornando al discorso dell'extreme programming, tutte queste pratiche sono abbastanza ben conosciute, ma ce n'è una in particolare che continua a suscitare qualche perplessità. Quale potrà essere? Secondo me è il simple design. Possiamo essere tutti quanti d'accordo in linea di principio che il codice che scriviamo deve essere architettato in maniera semplice. Ma cosa significa semplice? Se andiamo a chiedere a Kent Beck, che è l'originatore di Extreme Programming, cosa significa simple design, lui ha dato nel corso del tempo una serie di, diciamo, delle risposte che sconfinano quasi sul misticismo. Ci sono le quattro regole del simple design, che uno le legge e dice: sì, ma operativamente come faccio a ottenere il simple design da queste quattro semplici regolette? E sì, sono regole che funzionano, ma magari ci vogliono parecchi anni per capire. Almeno io ci ho messo parecchi anni per capire come applicarle. Allora, se andiamo a scavare e a leggere delle cose un po' precedenti che aveva scritto Kent Beck. Questo è un suo libro del 1997, dove esprime che cos'è il codice fatto bene diciamo, in maniera più esplicita. E i punti più importanti sono questi tre: once and only once. Ogni concetto deve essere espresso una volta sola e in un solo posto. Tanti pezzi piccoli, cioè il software deve essere fatto di classi, moduli, metodi, tutti tendenti al piccolo piuttosto che al grande. E soprattutto quello su cui vorrei concentrarmi questa sera è Replace in Objects, perché è quello che vedo meno applicato in pratica nella vita reale. Lui dice: se il sistema è veramente un buon sistema, ogni volta che gli utenti, quindi i clienti, dicono: devo fare questa cosa radicalmente nuova, lo sviluppatore non si scompone, dice: ah, devo soltanto creare un nuovo tipo di X e inserirlo nella catena. Quindi, quando puoi estendere un sistema soltanto aggiungendo nuovi oggetti, senza modificando nessuno degli oggetti esistenti, è un sistema che è flessibile e facile da mantenere. L'ho già sentita questa cosa. Ora, entriamo in un caso concreto. Questo è codice del tipo che si incontra tutti i giorni nelle codebase di produzione. È un servizio Java, è il test di un servizio Java, che quando uno lo vede dice:
che cos'è che fa questa cosa. E il problema è che questo test è così complicato che si fa molta fatica a capire qual è l'intento dietro al test, si fa molta fatica a capire che cosa si è rotto quando qualcosa si rompe, perché il codice sottostante, quello che viene testato, questo cartService.item, è molto complicato a sua volta. È una cosa tipo questa, che se vogliamo contare fa almeno 5 cose diverse. Verifica, allora l'esempio è banalmente di aggiungere un oggetto a un carrello di un e-commerce. Quindi la prima cosa che fa questo metodo è verificare se l'oggetto è disponibile. Dopodiché fa il punto 2, il lavoro vero che dovrebbe fare questo metodo, e cioè di aggiungere l'oggetto al carrello. La terza cosa che fa è fare una di quelle cose di marketing, tipo aggiungere degli item omaggio, e poi c'è una cosa totalmente scorrelata che è eseguire un check antifrode, e se il check antifrode segnala qualche cosa, lanciare un alert. Infine, salvare le modifiche in un repository, altrimenti le modifiche come sono, non fosse mai stata fatta, e restituire il risultato. Io conto almeno 5 concern diversi in questo codice. E se il codice è scritto così, inevitabilmente il test non potrà essere che come questo che abbiamo visto qui. Questo è solo uno. Come vedete, è il test per il caso in cui restituiamo OK e abbiamo aggiunto un gift item e non c'è stato un fraud alert. Calcolate tutte le combinazioni possibili di queste tre cose e avete che dovremo fare almeno 8 test, se vogliamo testarle tutte quante in tutte le combinazioni possibili. 8 test brutti come questo. Ok. Come si risolve questo problema? Allora, il problema più grosso non è tanto che abbiamo questa situazione. Il problema più grosso è che nuovi requisiti continueranno ad arrivare. E mano a mano che arrivano, lo sviluppatore seguirà l'onda del codice già esistente, quindi aggiungerà dell'altro codice a questo metodo. Se non si fa un effort esplicito per spezzare questa cosa in più parti, è inevitabile, praticamente inevitabile, che nel tran tran quotidiano del lavoro, quando c'è un nuovo requisito, si aggiungeranno nuove righe a questo oggetto e a tanti altri come lui. Ok, soluzioni. Questa frase di Kent Beck mi ricorda due cose. Once and only once è anche noto come single responsibility principle, è anche noto come coesione, e il replacing objects è noto anche come open-close principle. Ora, l'open-close principle è stato, si suppone, inventato da Bertrand Meillet nel 1998 e diceva più o meno tutti i moduli devono essere aperti per estensione e chiusi per modifica. E anche qui uno si chiede in che senso? Cioè anche questo sembra ermetico come formulazione e quindi secondo me va formulato in maniera un po' diversa per essere reso più fruibile e più operativo. Ora, per capire questo principio, ci ho messo un po' anche qui. E, ho iniziato nel 2010 scrivendo un blog. In questo blog riflettevo su una conversazione che ho avuto con un mio collega che di design ne sapeva di più. E ho pensato, forse se cominciamo a esercitarci sul l'open close principle impariamo a capirlo meglio e soprattutto acquisiamo una certa fluidità che ci consentirà di applicarlo sul lavoro. Allora ho inventato questo esercizietto che si chiama OCP Kata e l'ho presentato a varie conferenze, compresa la XP 2014 a Roma. E evidentemente non ha avuto un grandissimo impatto perché questo tipo di codice è comunque prevalente nel codebase che io vedo. Quindi bisogna capire
come fare per tutti quanti capire come metterci questo codice, questo principio sotto le dita. Allora, partiamo dal fatto che gli sviluppatori, quelli che vogliono imparare a migliorare la propria skill sul codice, fanno esercizi. E questi esercizi spesso vengono chiamati kata, e ci sono tanti kata standard che si possono fare. Due classici sono il bowling game e il fist buzz. E la soluzione solita che si vede a questi kata è, come vedete qui, realizzata in un singolo oggetto, quasi addirittura in un singolo metodo. E quindi se anche quando noi ci esercitiamo con esercizi che ci spingono a realizzare il codice come catene di if all'interno di un singolo metodo, non c'è speranza che i nostri esercizi ci insegnino l'open close principle, il oggetti rimpiazzabili, il poter modificare un sistema cambiandone soltanto, creando degli oggetti nuovi invece che modificando quelli esistenti. Ora, il bowling game kata è stato reso molto popolare da Robert Martin, a sua volta molto popolare o impopolare a seconda delle opinioni. E la sua presentazione originale, che secondo me a me è stata molto utile per imparare il TDD, iniziava con una quick design session. Cioè lui dice, se non conoscessi il TDD, la prima cosa che farei è fare una sessione di design, che significa scrivo un diagramma di classi che penso saranno necessarie sulla base della descrizione del problema e userò questo diagramma per guidare la mia implementazione. Ok, ma siccome questo invece è una dimostrazione di come usare il TDD, Robert Martin butta via questa soluzione e inizia a lavorare da zero con il TDD. E lavorando in TDD, quindi senza nessun design preconcetto, arriva a questa soluzione. Ok, e questa soluzione, se la leggete, è abbastanza sorprendente, perché leggendola emerge dai test, ma leggendola uno legge le regole di come si fa a calcolare il punteggio del bowling. Cioè dice, per 10 frame da 0 a 9, quindi da 1 a 10, se il frame è uno strike, allora il punteggio è 10 più il bonus dello strike. Se il frame è uno spare, strike significa tirare giù 10 birilli con una sola boccia, mentre spare significa tirare giù 10 birilli con due bocce. Quindi uno spare significa che guadagno 10 punti più lo spare bonus, e altrimenti il punteggio di quel frame è la somma dei birilli che ho tirato giù in quel frame con due bocce. Leggendolo uno legge le regole del punteggio del bowling, ma se arrivano nuovi requisiti cosa succede? Voglio dire, è ok partire senza design preconcetti e arrivare a una soluzione che è good enough. E se non arrivano altri requisiti, va bene così, questo codice può restare fino alla notte dei tempi, ma fino alla fine dei tempi. Ma se arrivano nuovi requisiti, e qui ci sono un po' di esempi di variazioni che sono le prime che mi sono venute in mente quando ho pensato, ma che nuovi requisiti potrebbero arrivare? Allora, se il numero di frame cambia, se il numero di bocce in ogni frame cambia, se questi numeri poi non sono nemmeno costanti e variano nel corso della partita, se il numero dei frame non è una costante, queste sono tutte variazioni che possono essere rappresentative di quello che succede realmente nel corso dello sviluppo software. Arrivano nuovi requisiti che scompigliano gli assunti che avevamo prima. E quindi, se arrivano questi nuovi requisiti e io sono in questa situazione, cosa può succedere? Se io provo a insistere nello stile che Robert Martin ha usato fino a questo momento, arriverò al punto in cui il mio codice diventa una foresta di if immanutenibile.
Siamo tutti d'accordo fino a questo punto? Ci sono domande, o volete che approfondisca qualche cosa fra le slide che ho fatto fino a questo momento? Se volete commentare o fare domande, scrivete sulla chat. Grazie Domenico e grazie Davide. Allora proseguo. E grazie Diego. Allora, il problema qui è che questo codice sembra semplice, ma non è veramente semplice. Nasconde il fatto che siamo arrivati al limite di quello che possiamo sopportare come complicazioni in un singolo metodo. Se aggiungiamo una singola cosa in più, abbiamo passato la soglia fra sembra semplice e sembra un casino. Quindi, ci deve essere qualcosa di diverso da fare. E se torniamo alla design session di prima, forse ci può aiutare, può fornirci delle idee su come proseguire. Ad esempio, mi viene in mente che la maggior parte delle variazioni che ho mostrato prima si possono risolvere abbastanza semplicemente con il polimorfismo. Un programmatore oggetti, la prima cosa che fa è dire, ok, esiste una classe frame, ci sono frame di diverso tipo, ciascuno di questi frame implementa il metodo score, il punteggio della partita è la somma dei punteggi di tutti i frame. Quindi applicando vecchia conoscenza, vecchie tecniche di object oriented, possiamo complementare l'approccio TDD per arrivare a un design più flessibile di quello che verrebbe fuori semplicemente estraendo una singola procedura. Detto questo, come facciamo a diventare fluenti nello scrivere programmi in via, per composizione di piccoli oggetti. L'Open Close Principle Kata funziona così. Si parte da una kata standard. Possiamo partire dall'inizio, ma probabilmente è meglio partire da una situazione consolidata, quando siamo arrivati alla soluzione standard. A questo punto mettiamolo in crisi. Inventiamo un nuovo requisito che estende il problema. A questo punto la domanda è: posso farlo passare creando solo nuove classi senza modificare nessuna classe esistente, tranne il codice di costruzione? Perché se io creo una nuova classe, da qualche parte la devo inserire nel diagramma degli oggetti, nel grafo degli oggetti, perché questa classe venga usata. Quindi assumiamo che io posso modificare soltanto il codice di costruzione, la main partition. Posso implementare il nuovo requisito creando solo nuove classi senza modificare le classi esistenti? Se sì, fantastico. Torno al punto 2 e cerco un nuovo requisito per scardinare il meccanismo. Altrimenti no, disabilito il nuovo test in modo da tornare a barra verde. E rifattorizzo il sistema esistente fino a quando non sono in un punto in cui, tornando al punto 3, sono in grado di far passare il nuovo requisito senza modificare classi esistenti. Esempio, il FitzBuzz Game è un semplice esercizio che parte da questo gioco. È un gioco in cui si deve contare da 1 a 100, solo che se il numero è multiplo di 3 bisogna dire fizz, se il numero è multiplo di 5 bisogna dire buzz, e se il numero è multiplo di 3 e 5 bisogna dire fizzbuzz. Quindi questi test specificano il problema. Abbiamo un oggetto fizzbuzz con un metodo 6 e se gli passo un numero lui deve restituire la versione fizzbuzzata del numero. Fin qui tutto semplice. La soluzione standard è più o meno questa. Se moltipli 3 di 5 fai fizzbuzz, altrimenti 3, altrimenti 5. E la cosa più semplice che possa funzionare è, in un certo senso, XP TDD ci spinge a fare questa cosa. Ma adesso introduciamo un nuovo requisito. Se è un multiplo di 7, devi dire bang. Riusciamo a implementarlo senza aggiungere, no, senza creare. Scusate, creando nuove classi senza modificare le classi esistenti? Riusciamo? Domanda per il pubblico.
Grazie Alessandro. No, non credo che riusciamo. Grazie Domenico. Neanch'io vedo una maniera per farlo. Quindi quello che faccio è disabilito il test, rilancio tutti i test e quindi sono di nuovo a barra verde e cerco di rifattorizzare. Allora, il mio primo refactoring segue la regola del rimuovere la duplicazione. Quindi c'è is multiple of 3 number ripetuto due volte, is multiple of 5 number ripetuto due volte, rimuovo questa duplicazione. Quindi accumulo la risposta in un variabile accumulatore e in questo modo il codice si accorcia. E non basta ancora. A questo punto questi due blocchetti is multiple of sono duplicati e cerco di estrarli in una funzione. La duplicazione c'è ancora, quindi cerco di fattorizzare a fattor comune 6 base e 6 fizz in un metodo 6 word. Gli passo il divisore, la stringa che deve ripetere, il numero e mi restituisce la risposta. A questo punto c'è ancora una duplicazione perché response più uguale 6 word è duplicato. Quindi per rimuovere questa duplicazione, notate che ogni passo faccio girare i test e verifico di essere sempre barra verde. A questo punto, cosa faccio? Estraggo un oggetto WordRule come preparazione al refactoring successivo. Quindi estraggo questa logica in un oggetto separato che riceve in costruzione il divisore e la stringa da produrre in output e ha un metodo 6. E a questo punto praticamente è fatta. Passo al mio gioco FitzBuzz una lista di word rule. Il gioco FitzBuzz deve fare soltanto una ciclare sulle word rule e accumulare la risposta. E a questo punto c'è la possibilità di risolvere il problema senza modificare più nessuna classe esistente. Siete d'accordo? Grazie, Emanuele. E quindi il setup del test, che è il codice di costruzione che dicevamo prima, diventa new FitzBuzz game list of word rule di 3 di 5, aggiungo word rule di 7 e ho implementato multiples of 7. Incidentalmente, così ho anche risolto il problema di cosa succede se multiplo di 3 e di 7 devi fare FitzBang, di 3 di 5 di 7 devi fare FitzBuzzBang e così tutte le combinazioni. Funzionano tutte, anche se non le ho ancora testate. A questo punto l'esercizio continua cercando una nuova maniera di mettere in crisi quello che ho fatto fino adesso. Per esempio, se il nuovo requisito è se il numero contiene 11 nella sua rappresentazione decimale, allora devi rispondere ping. C'è la domanda di Martino, ma se non si vuole questo comportamento dei multipli? Non ho capito benissimo la domanda. Il comportamento dei multipli è specificato dal problema. Se tu vuoi dei comportamenti diversi, devi creare delle regole diverse. Il meccanismo generico che abbiamo implementato nel FitzBuzz Game a questo punto è in grado di applicare qualsiasi regola che prenda in input un numero e restituisca in output una stringa. Quindi è abbastanza flessibile. Non so se ho risposto. Quindi, come facciamo ad applicare l'Open Close Principle sul lavoro? Torniamo. Ah, ok. Torniamo alla prima domanda. Martino diceva, se io voglio che il comportamento di 7 funzioni soltanto con bang e non in combinazione con 3 e 5, questo è abbastanza furbo perché mette in crisi il meccanismo. Quindi devo cambiare il meccanismo delle regole in maniera tale che non vengano applicate in maniera uniforme, ma alcune regole vengono applicate in maniera diversa. E quindi è un esercizio che lascio al lettore, come si dice. Esatto, è flessibile fin tanto che la regola di concatenazione resta stabile,
chiaramente verrà messa in crisi da nuovi requisiti. Allora, il punto importante qui è che noi non cerchiamo di rendere questo codice aperto a qualsiasi cosa possibile e immaginabile da qualsiasi persona al mondo, perché la complessità del codice esploderebbe per nessun motivo. Noi aggiungiamo giusto la flessibilità che serve per chiudere rispetto alle modifiche questo codice rispetto ai requisiti che arrivano veramente. Se arriva un requisito che scardina il meccanismo che abbiamo, estendiamo il meccanismo, ma solo se arriva questo requisito che ci scardina la regola che abbiamo adesso. Quindi non stiamo buttando via la minima cosa che può funzionare, stiamo soltanto qualificando che la minima cosa deve essere anche flessibile, perché altrimenti se noi ci ritroviamo in codice che è una catena di if, siamo portati a estendere la catena di if e a rendere quindi il codice sempre più rigido e immantenibile. Ok, quindi se prendiamo questo esempio di un service applicativo di una qualsiasi applicazione Spring Boot vicino a noi, come facciamo a renderlo chiuso rispetto alle modifiche, chiuso rispetto all'aggiunta di, che ne so, altre cose che si inventa il marketing o altre test di validità che dobbiamo fare, il punteggio, lo score di fedeltà e chissà quante altre cose? Chi ha qualche idea? Approccio ad eventi. Michele, giusto? L'approccio ad eventi potrebbe funzionare per alcune cose tipo l'alert service, no? Io ogni volta che aggiungo un oggetto al cart produco un evento e c'è un numero non specificato di listener di questo evento che fanno cose varie in reazione a questo evento. Questo funziona per alcune parti dell'elaborazione, non per tutte, perché se ad esempio devo bloccare l'elaborazione per delle validazioni complesse, l'evento non viene generato, quindi devo... Sì, probabilmente immagino che si possa far funzionare anche l'approccio ad eventi, si possa fare anche questo con l'approccio ad eventi, sì. Quello che secondo me è vero è che non c'è una sola soluzione. Senz'altro separare subito le responsabilità, perché ad item fa tante cose, come dice Stefano F, senz'altro, separarlo, ma come? Questo è il punto importante. Ci sono diverse maniere di farlo, non c'è un'unica soluzione. Infatti, se andiamo a pescare in questi due libri, uno molto recente e uno antico, ci sono tante idee per fare questa cosa. Sono tutti libri che sono dedicati a come rendere il software meno complesso e quindi più semplice, creando delle composizioni. Il libro di Design Pattern, in particolare, nell'introduzione dice Favor Composition Over Inheritance, che significa se vuoi fare un design flessibile, non usare l'ereditarietà che ti porta fuori strada. Cerca di ottenere una cosa che si può comporre con tanti oggetti diversi. E ti dà una ventina di pattern diversi per fare questa cosa. Quindi non ce n'è solo uno che si applica in questa situazione, magari ce ne sono tre o quattro o cinque diversi che possono essere utili in diverse maniere. Catene di filtri, come dice Andrea, certo, sì, è una degli approcci. In Domain Modeling Made Functional ci sono degli esempi concreti di come fare questa cosa con catene di funzioni. Quindi quello che farei io a questo punto, se potessi ancora lavorare in presenza, ma non posso, è lavorare alla lavagna con gli altri sviluppatori. Quindi si fa uno sketch di tutte le cose che questo sistema deve fare e poi trovi una maniera di montarle insieme in maniera componibile. Se tu lo guardi dal punto di vista dell'object oriented, ad esempio questi potrebbero essere dei decorator. L'operazione di aggiungere un oggetto a un item, un item a un cart, è decorata da varie altre
oggetti che hanno la stessa interfaccia e che arricchiscono la richiesta oppure magari la filtrano oppure magari fanno delle notifiche o fanno varie altre cose. Se invece la guardiamo dal punto di vista di functional programming, ciascuno di questi potrebbe essere una funzione. Metto fra virgolette perché non necessariamente queste funzioni saranno funzioni pure. Anzi, spesso non sono funzioni pure. Saranno funzioni che vanno, per esempio, il fraud check va a chiamare un sistema esterno e questo sistema esterno può rispondere sì o no in momenti diversi. E quindi non è veramente una funzione, ma è una cosa che ci assomiglia e può essere trattata come se fosse una funzione. E quindi dal punto di vista pratico funziona. Quindi, in matematica, se noi volessimo modellare l'operazione di aggiungere un item al cart, add item to cart come funzione, scriveremo add item to cart una funzione da add item to cart command a add item to cart response. Forse ho usato result nel codice. In Java si esprime con il tipo function built-in da Java 8 in poi. E le funzioni hanno questa molto importante proprietà che si possono comporre. In matematica si può scrivere che f composto g applicato a x è uguale ad f applicato a g applicato ad x. In Java si scrive f and then g. Quindi l'obiettivo è realizzare servizi applicativi come composizione di tante funzioni piccole e semplici che ciascuna delle quali fa una cosa sola. E questo è un esempio di come potrebbe uscire. Se questa è una classe di Spring Boot, di configuration, classe di Spring in realtà, di configuration, che prende una serie di servizi come field auto-wired, e fin qui niente di strano, invece di modellare i nostri servizi con delle classi esplicite, le modelliamo come delle funzioni, da comando a risultato, da richiesta a risposta. E tutti i vari passi intermedi diventano funzioni da A a B, da B a C, da C a D. Quindi il nostro add item to cart diventa una composizione di check inventory e poi add item to cart e poi add gift item and then add fraud check and then persist changes. E aggiungere un nuovo elemento a questa catena significa soltanto creare una nuova funzione e modificare il codice di costruzione. Questo approccio è pratico, funziona ed è quello che stiamo seguendo nel mio progetto corrente e siamo molto soddisfatti perché sta dando i risultati sperati fino ad ora. Chiaramente noi non stiamo facendo functional programming all'ennesima potenza, non stiamo usando le monadi dappertutto, lanciamo eccezioni quando c'è qualcosa che va storto perché ci sembra più pratico lanciare un'eccezione e terminare l'elaborazione che restituire un tipo speciale funzionale che rappresenta l'eccezione. Chiaramente il vostro stile potrà essere diverso, lo adatterete alle vostre esigenze, alle vostre capacità, alle vostre propensioni. E quindi il test dell'add item OK, che fa soltanto verifichiamo che io sono in grado di aggiungere un item al cart, diventa enormemente più semplice, più puntuale, si riesce a capire cosa fa, che cosa deve fare e se si rompe è chiaro che cosa si è rotto, almeno dovrebbe essere chiaro cosa si è rotto. Ok. Il punto che voglio stressare è che anche se siamo tutti d'accordo che in teoria è un approccio valido, almeno spero che siamo tutti d'accordo, c'è bisogno di essere fluenti nell'applicazione di questa cosa. Se noi non siamo in grado di vedere un codice come questo qua, immediatamente cominciare a pensare come spezzarlo in componenti, come chiuderlo rispetto alle modifiche, cioè il trigger che a me viene è quando vedo un elenco di cose uno dietro l'altro.
Questo subito che cresce ogni volta che arriva un nuovo requisito. Quando c'è qualcosa che cresce ad ogni nuovo requisito, è il segnale che questa cosa non è chiusa rispetto ai requisiti che stanno arrivando e che dobbiamo, meglio, dobbiamo, ci conviene fare qualcosa. E se noi non abbiamo questa fluenza nell'applicare l'open close principle, probabilmente non lo applicheremo perché siamo distratti da tante altre cose, dalla pressione per consegnare, dai nuovi requisiti che arrivano, da n cose. Ok. E qui mi fermo per commenti, obiezioni, domande. Diego, in JavaScript come si potrebbe fare? Non in maniera molto diversa. La complessità in JavaScript sarebbe che alcune funzioni non sono le funzioni non sono bloccanti. Quando fai, o meglio, quando fai le chiamate all'esterno non sono bloccanti e quindi devi andare avanti con continuation, con promises, con async await, con qualsiasi altra diavoleria che funziona in JavaScript. Io JavaScript lo conosco molto poco, ma sicuramente ci sono meccanismi analoghi in qualsiasi linguaggio per fare questa cosa. Ah, Ronnie vuole rispondere, scusate. No, scusami, l'avevo segnalata come una risposta da dare live, non... ma mi sembra che hai risposto... Mi sembra che hai risposto eccellentemente. Ce n'è un'altra, scusami, era soltanto perché c'è l'alternativa di rispondere in line. Vedo che c'è un'altra osservazione di Fabius. Sì, è il Single Responsibility Principle e il punto è che siamo tutti d'accordo, Single Responsibility Principle, ogni oggetto deve fare, occuparsi di una singola cosa, di un singolo client, di un singolo tipo di problemi, deve cambiare per una singola ragione. Però poi ti resta il problema di come fai in pratica a mettere insieme tante cose che fanno una singola cosa. Quindi il problema è duplice, devi connettere insieme tutto questo in maniera ragionevole e per poter ottenere il Single Responsibility Principle. E quindi SRP e OCP vanno a braccetto, sono una la controparte dell'altro. Che altro? Quindi, quello che l'Open Close Principle ci spinge a fare è di fare una cosa simile a questa, costruire il nostro software con dei backplane come questo, dove si possono inserire delle schede in maniera modulare. È un principio base di ingegneria questo, per rendere i sistemi estendibili. Dobbiamo cercare di applicarlo anche al software, altrimenti è come se per attaccare la PlayStation al televisore, io dovessi aprire la televisione, saldare i circuiti della PlayStation dentro al televisore e poi richiudere la televisione. E poi quando arriva il decoder per il dannatissimo nuovo standard della TV ad alta definizione, apro la televisione, saldo dei nuovi circuiti dentro la televisione, li richiudo. Ma noi, quando scriviamo software, nella maggior parte dei casi facciamo proprio questo. Noi continuiamo ad aprire e richiudere classi aggiungendoci dentro delle cose. Con rischi. Quindi, questo è il vero senso dell'Open Close Principle, andare a trovare la maniera di costruire dei backplane, magari più di uno. Per esempio, nel progetto su cui sto lavorando adesso ce ne sono almeno sette, ne ho contati sette diversi, di cui, per esempio, quello banale sono i filtri della servlet. Questi sono già implementati, il meccanismo è già implementato da Spring, o meglio, implementato dal Tomcat che sta dentro Spring,
input, e quindi quello è già a disposizione, ma non è sufficiente. Ne servono altri specializzati, per ciascuno per ciascuna cosa. Abbiamo delle catene di funzioni che trasformano la richiesta nella risposta nei vari casi. Abbiamo delle catene di filtri che modificano le chiamate che vanno fuori verso i sistemi downstream per aggiungerci gli header che devono essere aggiunti, per loggarli come devono essere loggati e così via. Quindi in vari punti del sistema abbiamo diversi backplane che ci permettono di estenderlo in diverse maniere. Quindi quello che Kent Beck, secondo me, quello che diceva Kent Beck è che le nuove feature devono essere codificate in nuovi file senza modifiche ai file esistenti, eccetto per i file che costruiscono il grafo di oggetti. E questa è una maniera migliore, secondo me, di esprimere l'open close principle. Quindi, se noi otteniamo questo, le conseguenze sono che nuove feature si possono togliere rimuovendo un file. Nuove feature possono essere cambiate modificando soltanto il codice di quell'oggetto lì che implementa la feature. E il codice che implementa una storia può essere testato in maniera molto puntuale, perché testo quell'oggetto lì puntualmente. Quindi lo modificherei ulteriormente dicendo senza modifiche a codice, file di codice esistenti, tranne quelli per la costruzione. E con questo ho concluso quello che volevo raccontarvi stasera. Yuri, invece di usare funzioni semplici, non conviene usare un approccio OOP in Java e passare oggetti che implementano interfacce specifiche, tipo i fraud checker, i gift adder? Cambia il discorso se si usa un linguaggio funzionale come F#, dove forse conviene usare funzioni semplici? Sì, è uno stile diverso. Non c'è una soluzione unica a questa cosa. L'obiettivo, fin tanto che hai raggiunto l'obiettivo di chiudere il tuo sistema rispetto ai requisiti che arrivano più frequentemente, l'obiettivo è raggiunto, lo puoi fare in diverse maniere. Magari il fraud checker è più parlante, ti spinge però verso uno stile non funzionale, perché il fraud checker a questo punto potrebbe non essere più un'interfaccia che ha soltanto un metodo, potrebbe cominciare ad averne due o tre. E a questo punto la composizione non è più composizione funzionale, è una composizione di oggetti, quindi di decorator, di adapter o di quello che vuoi tu. Però può funzionare anche quello, dipende molto dal contesto, dal problema che devi risolvere, dal tuo stile, dallo stile preferito degli sviluppatori, da quello che sanno fare meglio. Grazie. Altre domande? Matteo, ci sono due domande nel Q&A. Ok. Qual è Indrit? Ciao Indrit. Qual è la tua prospettiva rispetto alle correnti recenti di persone che criticano OCP, eccetera, e sostengono il rewrite? Grazie per questa domanda. Allora, io posso essere d'accordo con quelli che criticano Solid e OCP perché non è una buona pedagogia. Cioè, insegnare Solid, posso essere d'accordo con quello che dice Dan North, che non è utile per i beginner perché, come abbiamo visto, l'OCP può essere un po' critico, l'SRP può essere molto difficile da ottenere se non sai come comporre insieme le cose. Non mi è chiaro, però, cosa sostituire a Solid per una buona pedagogia. Dan North ha una sua proposta che non ho ancora studiato bene, per cui ci devo pensare, ma non sono d'accordo con il fatto che OCP sia un concetto esclusivamente object oriented, e non sono d'accordo che sia un concetto obsoleto. Secondo me è un concetto che resterà sempre attuale e si applica al mondo funzionale, al mondo procedurale, al mondo oggetti, si applica tuttora. E come pure il single responsibility principle. Il,
Perché poi dicono, è inutile applicare tutti questi principi, basta che scrivi codice semplice. E grazie, ma come si fa a scrivere codice semplice? Non è semplice scrivere codice semplice. I design pattern, i principi solid, sono tutte idee che cercano di spingere verso codice semplice. Semplice inteso come codice che fa una cosa sola, non contiene diversi concern intrecciati fra di loro. Non so se ti ho risposto. Fabio, tecnica migliore per refactoring di codice con selva di if per migrare single responsibility a single responsibility e principio open close. Secondo me, il primo punto è avere una buona copertura di test. Dopodiché puoi rifattorizzare usando le tecniche di refactoring, cioè piano piano, un pezzetto alla volta, magari fai del refactoring senza nemmeno andare a vedere qual è il contesto, il significato di un metodo. Tu vedi un refactoring locale, dici questa roba qua è duplicata, la posso raccogliere a fattor comune. Tac, raccolto a fattor comune. E andando avanti con tanti piccoli passi semi-meccanici come questo, validati vuoi dall'IDE che ti fa in automatico, vuoi dai test che ti proteggono da regressioni, piano piano il codice si rifattorizza. Ci sono mille tecniche per rimuovere gli if. Il libro di refactoring di Martin Fowler, che fra l'altro è appena arrivato, da poco arrivato alla seconda edizione e che non ho ancora letto, ti dà un'idea. L'altro libro è quello di Working Effectively with Legacy Code di, aiutatemi, Michael Feathers. Grazie, Michael Feathers. Contiene un sacco di idee. Stefano suggerisce due link di Dan North, e un cambio di prospettiva da principio a proprietà. Avere ricette è una fallacy. Dipende da cosa intendiamo per ricette. Per me il principio sovrastante a tutto è che, anche a quello che ho detto tutto stasera, metteteci un prefisso davanti. Se seguite quello che vi ho detto e il codice che esce fa schifo, allora avete sbagliato voi ad applicarlo o magari è sbagliato quello che ho detto io. Perché alla fine nel software conta l'osservazione, non il principio. Il principio può dirvi un sacco di belle cose, ma se applicate il principio e il risultato è scadente, o vuol dire che il principio in quel vostro caso non si applica, o che dovete fare qualcosa di diverso. Insomma, la cosa più importante è osservare il codice e decidere sulla base dei risultati che ottenete se è buono o cattivo, se vi segue, se è facile modificare, indipendentemente da qualsiasi principio. Detto questo, è utile avere delle idee su come procedere. Non so se vogliamo chiamare i pattern della Gang of Four delle ricette, ma sono tutte idee collaudate che possono di volta in volta essere utili per risolvere questo o quel problema. L'importante è avere un bagaglio nella tua mente di trucchi che puoi applicare. Di volta in volta, fra i tanti trucchi che conosci, ne saranno uno o due che si applicano e poi toglierti dall'impaccio. Quindi è importante, secondo me, impararne tante di ricette. Poi, niente garantito. Ti potrei benissimo trovare una situazione in cui il tuo codice non è uscito assolutamente come volevi e non c'è nessuna ricetta al mondo che ti garantisca contro questo pericolo. Ciò nonostante, non vuol dire che non bisogna imparare a applicare le ricette e soprattutto imparare con una certa fluenza, perché se tu l'hai imparato teoricamente, hai fatto magari un esercizio una volta sola, non sei ancora fluente per applicarlo. Io divento fluente per applicare qualche cosa quando l'ho fatta almeno tre volte. Dopodiché ho l'utilità sufficiente per applicarlo sul lavoro. Altrimenti sul lavoro, con la fretta, la paura e tutte le altre cose che ho addosso, difficilmente applicherò delle cose che non ho internalizzato sufficientemente. Spero aver risposto a Stefano F. Fabio, buona copertura di test significa coprire tutti i possibili casi di tutti i possibili if? Mi verrebbe da dire che purtroppo sì,
Cioè, se tu hai un if nel codice, questo chiama due test. Se tu hai due if nella stessa procedura, probabilmente devi farne quattro. Questo è uno dei motivi per cui la proliferazione di if è pericolosa. Gli if devono essere sempre guardati con sospetto. E l'object oriented è un meccanismo che è stato pensato per rimuovere gli if e gli switch con il polimorfismo. Non ne so abbastanza per proferire opinioni su questo, ma sospetto che anche il polimorfismo nel functional programming serve allo stesso scopo. Andrea Malfer. Ciao Andrea. Essere fluenti richiede preparazione ed esperienza. Spesso la composizione di un team non è omogenea, posto che il meccanismo di pull request non è una buona pratica, secondo me, all'interno di un team e il pairing produce effetti, ma solo nel tempo. Come riesco a uniformare e dirigere l'approccio? Il pair programming, technical leadership, dare l'esempio. Per esempio, una cosa che può funzionare è avere qualcuno che mette degli esempi validi nel codice. Se, anche se tutti gli sviluppatori non sono tutti allo stesso livello, se tu hai degli esempi da copiare, puoi anche la persona con meno esperienza comincia a fare la cosa giusta. Dipende, bisogna avere che scrivere del codice che sia un esempio di quello che il codice deve essere. Dopodiché le pull request le guardo con molto sospetto. Io penso che sia molto meglio fare una review, anche se tu lavori in asincrona. A un certo punto la review fa l'asincrona, perché altrimenti ci sono un sacco di anti-pattern che scattano con le pull request, non ultimo dei quali quello classico di ma questo codice è troppo complicato, assumo che i tizi sappiano quello che hanno fatto, l'accetto. Mentre quelli che hanno scritto il codice pensano, non sono sicurissimo che questa cosa vada bene, speriamo che, confido che il reviewer la controlli in dettaglio. Se tu hai una conversazione faccia a faccia o zoom a zoom, riesci a esprimere la tua perplessità, qua non sono molto sicuro tu cosa ne pensi, e allora il tizio ingaggia i meccanismi cerebrali per aiutarti meglio, il o la revisore. E il pair programming, se puoi farlo, funziona molto bene per questo. Anonymous. Non è condizione sufficiente applicare principi, ma necessaria? Beh, magari non è nemmeno necessaria, magari uno riesce a ottenere dei buoni risultati senza applicare i principi, perché non abbiamo una scienza del codice scritto bene. Abbiamo soltanto dei principi spannometrici che ci spingono nella direzione giusta. Per esempio, per me non è assolutamente senso scrivere codice senza test, però ci sono persone che sono in grado di scrivere codice di qualità molto alta senza i test, usano delle altre tecniche. Io prediligo il test driven development perché rispetto alle altre tecniche che conosco per non fare errori, è la più facile da imparare. Quindi figuratevi le altre. Che altro? Matteo, quick time check, siamo più o meno attorno a un'ora, ma naturalmente se hai a disposizione del tempo per raccogliere altre domande, in questo momento non ne sto vedendo. Però una piccola nota, prima qualcuno ha chiesto se sarà disponibile il video, la risposta è sì, sul nostro canale di YouTube, che è linkato anche dalla pagina del Meetup su Social IT, quindi probabilmente domani probabilmente sarà disponibile questo video. E quindi mi sono molto divertito a fare questa presentazione, rivangando vecchie cose di cui vado cianciando da parecchio tempo, in cui credo molto, sono molto convinto che queste cose facciano una differenza nelle code base di tutti i giorni. E quindi in bocca al lupo a tutte e tutti per il vostro lavoro e buona serata. Ok, Matteo, torno a condividere lo schermo io. Ci sono dei ringraziamenti naturalmente nella chat. Grazie a tutti. Andrea, non
non voglio convincere nessuno, cioè se uno ascolta queste cose e le capisce bene, altrimenti non è che tu puoi convincere nessuno. Se uno non vuole essere convinto, avrà le sue ragioni e non c'è una soluzione per questo, una soluzione facile per questo. Grazie a tutti. Va bene, Matteo, se puoi ricedere il controllo, io faccio giusto una condivisione per i saluti finali. Perfetto, grazie. Ok, allora ringraziamo Matteo, ringraziamo soprattutto tutti quelli che hanno partecipato con queste domande molto attive. Abbiamo stimolato la conversazione, che è uno dei momenti in cui si cresce di più. Un veloce rimando... Oh, chiedo scusa, sono andato troppo veloce. ai prossimi eventi. Settimana prossima, in realtà, lo stesso contenuto che abbiamo sentito questa sera verrà riproposto in inglese. Naturalmente sentitevi liberi di partecipare, chiaramente la conversazione sarà probabilmente diversa, le domande potrebbero essere diverse. Alla stessa ora, mercoledì prossimo. E per quanto riguarda invece novembre, avremo come ospite Keith Morris, che spero molti di voi conosceranno per il suo contributo alla carta stampata. Il tema sarà Scaling Infrastructure as Code. Keith, non so dire, forse Vanessa mi può aiutare, se sia l'inventore di Infrastructure as Code, l'autore del libro sicuramente. Quindi questo è il 25 novembre, se non ricordo male è un giovedì. È difficile attribuire ad una persona soltanto l'intera disciplina, ma Keith è un grandissimo esponente della disciplina, un orgoglio, un nostro orgoglio. Sì, come molti di questi autori dicono, tipicamente hanno raccolto un fermento che c'era intorno a una certa materia e l'hanno magari tradotta in un libro. Il feedback per noi è abbastanza importante, che ci aiutate a migliorare, per cui probabilmente nella giornata di domani distribuiremo un form in cui vi chiederemo una veloce opinione, se c'è qualcosa che avreste voluto migliorare, a noi farà piacere sentirlo naturalmente. Vi ringrazio ancora a tutti per la vostra partecipazione e buona serata. A presto.